Ciao ragazzi, bentornati nel mondo virtuale Official Channel. Oggi nuovo Maga Consiglia plus Dalm. Yeah, ciao ragazzi. Perché ogni tanto mi piace fare video anche con Dalm. Quando leggiamo i fumetti dello stesso tipo e ci gasiamo come due bestie. Perché Superman, alieno americano, uscito nel 2016, è arrivato da noi pochi giorni fa. Scritto da Max Landis, e so che a voi questo nome, soprattutto per quelli che sono nati negli anni 80, Max Landis è il figlio di John Landis. John Landis è il regista di The Blues Brothers, per esempio, o Animal House, tanto così. E Max Landis ha voluto ripercorrere le orme del padre, e infatti nel 2014-13, non mi ricordo, 2012 forse, ha diretto il suo esordio alla regia, è stato di, no, alla scrittura, è stato con Chronicle, diretto da Josh Trank. Josh Trank lo conoscete tutti per quell'abominio di Fantastic Four uscito qualche anno fa. Bando alle ciance, e ciancio alle bande, parliamo di questo fumetto. Allora, intanto il team di disegnatori è una bomba assurda, sì. Come vedete anche nella copertina ci sono tantissimi nomi, Nick Dragotta, Tommy Lee Edwards, eccetera eccetera eccetera. Ogni capitolo, allora, prima di andare avanti e dire un po' della trama, sviscerare un po' questo fumetto, diciamo che il volume è fatto a capitoli. Ogni capitolo percorre una parte importante della storia di Superman, o meglio, un momento significativo. Quando il piccolo Clark Kent impara a volare e deve nascondere i suoi poteri, quando incontra per la prima volta Batman, i suoi nemici storici come Luthor, e c'è Lobo, che anche lì c'è una scena bellissima che vi invito caldamente a leggerlo, e il Parassita, insomma, quei momenti della vita di Clark Kent, e quindi troviamo un Clark Kent giovane, inesperto, ancora con un costume rudimentale, ci andava in giro con gli occhiali per proteggersi gli occhi dal vento, no, dei moscerini, come dice lui, degli insetti. E no, veramente un gran volume. Tocca dei punti della vita di Superman che si erano sì letti e comunque saputi, però non erano magari stati così esplorati e fatti bene. Cioè, veramente ha narrato veramente la storia in maniera divertente, semplice e comunque coinvolgente e appassionante. Esatto. Poi una cosa molto bella del volume è che appunto la storia, diciamo, la narrazione non è lineare, nel senso si fanno dei salti temporali. Sì, diciamo cronologicamente è sempre un salto continuo, cioè sta sempre crescendo, però sì. Non è tipo c'è il bambino, poi c'è il Superman un po' esatto. Più adulto, il Clark Kent, perché il Superman arriva solo alla fine. Cioè, ci sono due momenti esilaranti, quando che Clark Kent per sbaglio prende il posto di Bruce Wayne, ma proprio di Bruce Wayne, negli yacht, che gli succede di tutto. C'è un Superman così, o meglio un Clark Kent così, non l'avete mai visto. Solo in questo fumetto avevo le lacrime, cioè sembrava Deadpool in un certo momento, tante cazzate sparava. E poi anche momenti molto importanti, come la prima volta che Batman vede Superman, o comunque vede Clark Kent, e hanno avuto un bellissimo momento che non vogliamo, come sempre, spoilerarvi, perché secondo noi i fumetti vanno sempre letti. È giusto dare il nostro parere ai lettori per un consiglio, perché appunto questi sono Maga consiglia, non sono Maga recensisce, perché sennò non sarebbe neanche il gusto, esatto. Poi, insomma, di andare a leggerselo. E parlando un po' dell'edizione, Laio cartonato, di buona fattura, bello resistente. Questo è proprio bello, anche la grafica che hanno scelto è tutto eccezionale. Pagine stampate bene. Stampate bene, e diciamo che anche le grafiche dei vari, i disegni dei vari disegnatori aiutano nella buona riuscita di questo volume. Ed è un volume che va, per chi è amante dei fumetti, deve leggerlo. E in più è una storia scritta da Dio, e quei disegni fatti da Dio. E la Laio in questa occasione ci ha fatto avere un'edizione da Dio. Vi facciamo vedere solo qualche tavola, perché ogni capitolo è disegnato in maniera diversa da un disegnatore diverso col suo stile. Ovviamente a gusti personali ci sono degli stili che mi piacciono di più, degli stili che mi piacciono di meno. Però il tutto, tutti quanti fanno un lavoro eccesso, cioè si sono impegnati tantissimo.
Quindi, come trama, come disegni, come edizione, qua veramente siamo a un livello altissimo. Brava Lion, e ragazzi, date fiducia a questo fumetto. E mi raccomando, lo dico io, leggete i fumetti. Bene. Ciao ragazzi, ciao. Se vi piace il mondo virtuale Official Channel, come sempre, mazzi e bazzi e tanti saluti. Ciao.